Il capo di Stato Maggiore Salvatore Gagliano è scomparso nei giorni scorsi a causa di una polmonite bilaterale per Covid-19. Ha indossato la divisa nel 1984 e ha retto il comando provinciale dei carabinieri della nostra città dal 2015 al 2017 e il giorno in cui salutò Crotone versò diverse lacrime. Insieme all'Associazione Solidarietà ha speso il suo impegno per la popolazione, insieme ai progetti benefici messi in campo, e ora l'associazione, che è retta da Maurizio Principe, ha invitato la sua famiglia qui a Crotone, presso la chiesa di Fondo Gesù, per commemorare la sua memoria. E poi nell'occasione la giornalista Antonella Marazziti ha raccolto un'istanza della chiesa, coinvolgendo proprio l'Associazione Solidarietà per l'acquisto di materiale didattico per i bambini del quartiere. Oggi è un momento di solidarietà, grazie ai carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Questura di Crotone abbiamo raccolto con E-Solidarietà materiale didattico da donare alle suore della carità del quartiere Fondo Gesù. Ne hanno bisogno perché hanno raccolto tanti bambini e loro li istruiranno e li educheranno nei prossimi mesi. E in questa occasione abbiamo voluto ricordare un grande amico di Solidarietà e dell'AIRC, il capo di Stato Maggiore, il colonnello Salvatore Gagliano, che è stato già comandante dei carabinieri di Crotone. E lui ha collaborato con noi in tantissime iniziative. Salvo è scomparso di recente, abbiamo invitato la famiglia, la moglie e i figli a ritirare un riconoscimento. È il miglior modo per ricordarlo oggi. Assolutamente, proprio ieri, l'altro giorno mi raccontava il comandante provinciale che ha incontrato un papà, mi pare a Ciron Marina, che ha perso un figlio e che lui era stato ore e ore col colonnello Gagliano a raccontargli di questo dolore. Ma a parte questi aspetti umani che sono veramente particolari, io voglio ricordare anche, diciamo, l'uomo attento, il carabiniere attento al suo personale, era solito venire in prefettura per seguire personalmente i lavori di tutte le caserme che abbiamo sul territorio e voglio dire che è sua l'iniziativa, che poi è andata in porto, dell'istituzione della caserma a Papanicio. È stata una cosa che lui ha fortemente voluto, in cui ha creduto, e il ministro dell'Interno l'ha inserita fra le opere da realizzare nel 2021. Ricordo a tutti quel terribile caso di femminicidio a Ciron Marina che destò tanto scalpore proprio perché è avvenuto il giorno della festa della donna. Beh, in meno di 48 ore, grazie al suo fiuto investigativo, il caso è stato risolto. Quindi, oltre al grande uomo, anche all'investigatore, l'uomo attento proprio a tutte, al suo personale, ma anche a tutti gli altri appartenenti alle forze di polizia, perché tutti lo stanno ricordando con lo stesso affetto, perché se vedeva il poliziotto per strada piuttosto che il finanziere era solito fermarsi per chiedere come andava e che cosa stessero facendo. Siamo ospiti qui presso questo evento organizzato dalla Suor Raffaella e le Suore della Carità e l'Associazione Solidarietà. Siamo molto emozionati di essere qui in occasione di questo riconoscimento conferito dalla città di Crotone a mio padre. Quello che posso dire è grazie di cuore a tutti i cittadini di Crotone e le autorità civili e religiose qui presenti oggi. Mio padre aveva a cuore Crotone e tutta la Calabria. Noi siamo nati qui e è stata la sua sede preferita, se posso dire, in tutta onestà. Grazie a tutti. Quello che ha detto mia sorella è abbastanza esaustivo, posso aggiungere che questi giorni qui a Crotone mi hanno fatto rendere ancora più inconsapevole di quello che fosse mio padre e cosa rappresentasse per gli altri. Di questo ne ero abbastanza consapevole già da prima, ma vederlo essermi reso conto di qualcosa di ancora più tangibile mi rende più orgoglioso ancora di più di mio padre e me lo fa rendere ancora più presente nel mio ricordo, nel mio animo, Qual è il ricordo più bello? Di sicuro mio padre era una persona molto vitale che mi ha reso ogni giorno speciale, sempre
qualche aneddoto mi ha lasciato e ha lasciato nelle persone. Un ricordo particolarmente bello è, vabbè, diciamo, il primo ricordo legato a mio padre, quando mi consolò dopo un viaggio in cui lasciavo mio cugino, che per me, a cui ero molto legato nella fase infantile, diciamo, della mia vita. Mi confortò dicendomi: tranquillo, sono io il tuo migliore amico, ci sarò per sempre nella tua vita. Ed effettivamente così è stato. Più che un padre, è stato un amico. Ed è stato un amico per molte persone, e questo mi fa ancora più piacere, perché ogni persona porta con sé quello che è stato mio padre. E ho detto, Crotone in questo senso è stata ancora più vicina a mio padre è stato ancora più vicino a Crotone rispetto a tutti gli altri luoghi in cui sia stato.